Guarda papà. Il Cosa? sole. Lo catturo. Laura Lucchetti è una regista, ma guardate quanto è bella, sembrerebbe un'attrice tra l'altro, che qui a Toronto è arrivata con un film che è stato molto applaudito e si chiama Fiore Gemello. Ne vogliamo parlare? Abbiamo avuto la... Intanto buongiorno. Buongiorno. Abbiamo avuto la premiere l'altro ieri che è andata molto bene, era la nostra prima mondiale, sì. E quindi c'era tanta emozione, tantissimo. Ma il pubblico ha accolto bene, c'è stato un Q&A dopo in cui mi hanno fatto tantissime domande, domande anche molto profonde, molto sentite, insomma c'è stata una bellissima emozione, non me l'aspettavo ed è stato il battesimo migliore per questo film che potessi desiderare. Ma anche perché Toronto, non so se lei lo sappia, ma è il festival più importante del mondo, ormai una macchina da guerra, è superiore senz'altro a Cannes. Certo che lo so, sono arrivata con le gambe tremanti e le ho ancora e le avrò finché non parto. Beh, una cosa... Quindi sono molto onorata, assolutamente non potevo sperare niente di meglio per mostrare il film al pubblico. Anche perché Toronto è la porta sull'America e poi ogni sorriguida che arriva qua diventa nomination all'Oscar, per cui auguriamo tutto la fortuna del mondo. A noi basta che insomma, piaccia, che il film possa insomma, viaggiare, che venga apprezzato. Poi è un'arena meravigliosa perché ci sono tantissimi film, tantissimi registi. Tantissimi registi hanno avuto proprio la prima spinta, il primo trampolino nella sezione Discovery, che è appunto Directors to Watch, che è la sezione in cui Fiore Gemello viene presentato. Quindi, come ho già detto, io mi ritengo molto fortunata e l'accoglienza è stata buona e speriamo insomma, porti fortuna un po' anche a noi questo festival. Ah, non c'è dubbio. E allora le faccio tutti i miei auguri e ci rivediamo nel prossimo festival. Grazie mille, a presto allora. Je m'appelle Bassim. Anna. Ah, Anna. Dove vai? J'adore ma chimo. Yelen fait donner. Mon anime kuma, il te yelen fait. Mon anime kuma ite yelen fe. Perché non parli? Je dois imaginer toutes tes réponses. Tu viens avec moi.